Ciao, io sono Pasquale e bentornato sul mio canale. Oggi volevo ritornare a parlarti di libri, e in particolare di un libro che ho letto di recente, che ho finito proprio recentissimamente e che trovo molto ma molto interessante. Il libro è dell'autore Tony Robbins e si chiama, e si intitola, anzi non si chiama, Money Master the Game, o in italiano Soldi domina il gioco. Non c'è bisogno che te lo dica, anzi non te lo dirò, che qui sotto potresti trovare il link affiliato di Amazon nel caso tu voglia acquistare il libro con questo link affiliato e farmi guadagnare qualche soldo con la vendita, perché io ci guadagnerei una piccola commissione che aiuteresti me a raggiungere il mio obiettivo finale, che è quello di essere finanziariamente indipendente. Non te lo voglio dire assolutamente, non te lo dico. Ah, te l'ho detto, te l'ho detto. Vabbè, devo essere sincero, io non conoscevo Tony Robbins, non conoscevo questo autore fino a qualche tempo fa. Cioè, fino a quando ho cominciato a interessarmi di questo mondo, in questo mondo della finanza, del risparmio e della crescita personale degli investimenti. In particolare, l'autore è una persona molto, molto famosa, soprattutto negli Stati Uniti d'America, come motivatore, per il fatto che va anche a tenere dei corsi specifici per il miglioramento personale. Per cui pensare che Tony Robbins sia anche una persona che possa andare a dare consigli in ambito finanziario può essere un po' un controsenso, magari una perdita di tempo, ma in realtà non è lui, o comunque per la maggior parte del libro non è lui che dà consigli in prima persona, ma invece è in base ad alcune interviste su alcuni grandi investitori che lui riesce a tirare fuori più o meno il sunto e le migliori strategie e i migliori consigli che questi grandi investitori possono andare a fornire a chi voglia avere una strategia per l'uomo comune. Come me, beh, uomo, Hobbit. A dispetto delle solite recensioni, voglio partire prima con i lati negativi di questo libro e poi andarti a parlare di quello che reputo positivo, che come in ogni libro ci sono entrambi, come in ogni pubblicazione. Un lato negativo che trovo in questo libro, e che insomma non mi piace tanto, è che sicuramente l'autore continua a ripetere costantemente molti concetti in maniera continua, ma non in maniera propositiva, come ad esempio può essere un libro di Robert Kiyosaki, ma credo lo faccia proprio per allungare il libro, per renderlo con più pagine possibili. E infatti alcuni concetti vengono ripetuti a distanza di pagine, ma senza essere contestualizzati, secondo me, come dicevo appunto, per dare un senso, ma invece come un riempimento. Un'altra cosa che trovo uno svantaggio molto evidente è che molti dei consigli che vengono forniti si adattano molte delle volte, più che altro, al mercato americano e non tanto al nostro mercato, quello europeo, anche se devo essere sincero, la versione italiana del libro è stata comunque corretta inserendo ad hoc alcuni riferimenti appunto alla nostra finanza, al mondo italiano. Inoltre, se sei una persona che non abbia libri lunghi, questo è un libro che potrebbe essere un libro eccessivamente lungo e che potrebbe darti solo delle risposte dirette a metà del libro, per cui molte persone lo potrebbero trovare prolisso e noioso e potrebbero rinunciare alla lettura molto presto, perdendosi poi cose effettivamente interessanti che si trovano poi a metà del libro. Questo non vuol dire che il libro sia di per sé noioso, ma sicuramente è un libro molto ma molto impegnativo per qualsiasi tipo di persona che voglia affrontare questa lettura. Un'altra cosa che mi ha fatto storcere il naso, che non mi è piaciuta particolarmente, è che l'autore tende sempre a menzionare il fatto che lui faccia tantissima beneficenza, anche indicando le somme, e seppure questa sia una cosa molto importante e molto onorevole, è anche vero che secondo me chi fa beneficenza dovrebbe fare per il gusto di essere una brava persona, una persona con coscienza, ecco, e non per sbandierare i milioni o i centinaia di milioni o le decine di milioni di dollari che si vanno a dare in beneficenza a destra e a sinistra, poi su tutti i libri che vai a pubblicare in pratica. Per quanto mi riguarda lo trovo poco etico, poi non so cosa pensi tu riguardo a questo aspetto, magari lasciami un commento qui sotto. Ora, dopo aver distrutto Tony Robbins, che sicuramente essendo una persona molto più ricca e molto più e che ha avuto molto più successo di me, se ne frega altamente di quello che dice Pasquale Riganello, se ne potrebbe fregare, possiamo anche andare a vedere i lati che reputo positivi di questo libro. Perché secondo me ce ne sono tantissimi e non vado qui ad elencarli tutti, ma ti do alcune mie opinioni su quelle che secondo me sono più rilevanti, quelli che mi hanno colpito di più. Prima di tutto, quando si arriva finalmente, dopo tante pagine prolisse al sunto della situazione, il libro diventa molto ma molto pratico con i propri consigli, che sono addirittura molto dettagliati e
e dando dei consigli proprio effettivamente su come comportarsi in maniera molto pratica. Infatti, fra i tanti consigli che vengono dati, c'è anche un capitolo dedicato al Ray Dalio, che è stato appunto intervistato insieme ad altri investitori che sono stati intervistati per questo libro e che spiega filo e per segno come va a funzionare il suo famoso portafoglio All Weather, o detto anche da molti All Seasons. Portafoglio molto famoso nell'ambito degli investimenti, che permette all'investitore comune di avere un profitto in quasi tutte le situazioni di mercato, per cui anche quando ci sono delle crisi, e particolarmente di ridurre molto il drawdown, le perdite durante le crisi di mercato. Poi ci si va anche a districare su varie tipologie di prodotti come le annuity, oppure i bond e gli ETF, per cui tutti quei prodotti che possono essere veramente dei prodotti che danno la possibilità di crescere a una qualsiasi persona dal punto di vista finanziario, soprattutto nel lunghissimo periodo. Prima di continuare, ti volevo ricordare che un ottimo antistress, se vedi sotto, ci sono due antistress: un pollice in su, una campanella delle notifiche e un tasto su cui c'è scritto iscriviti, e questo ti aiuta tantissimo a togliere lo stress. Se poi vuoi sentirti anche meglio, sostieni anche su Patreon. Funziona a parola di Calabrotto, Origanel perché vivo in Irlanda, ma ovviamente le interviste su questo libro non si fermano qui, solo su questo grande investitore che è Ray Dalio, ma vengono anche intervistati Paul Tudor Jones, Charles Schwab, Carl Icahn, T-Bone Pickens, John Bogle di Vanguard, David Swensen, Mary Callaghan Erdos, Kyle Bass, Mark Faber, Sir John Templeton e anche addirittura il maestro, l'oracolo di Omaha, Warren Buffett. Ognuno con i suoi consigli, con i suoi metodi, con le migliori soluzioni che lui pensa siano ideali per una persona come me e come te. Infatti, quello che mi ha colpito tantissimo di questo libro è che ogni investitore famoso ha un approccio totalmente diverso per gli investimenti, ma comunque una metodologia che, per quanto sia diversa l'uno dall'altro, ha reso questi grandi investitori ricchi e molto prolifici nel tempo. Per cui non importa chi tu sia e quale sia la tua modalità di investimento, quale sia il tuo approccio all'investimento, perché leggendo questo libro hai modo di vedere tantissime sfaccettature del mondo della finanza e capire e decidere qual è la metodologia che più si adatta a te, al tuo profilo di rischio e alla tua persona in maniera individuale. Inoltre vengono presi anche in considerazione i 7 step che secondo Tony Robbins sono necessari affinché la tua vita finanziaria possa cambiare nel migliore dei modi. E questo è un altro aspetto che mi ha colpito tantissimo e che mi è piaciuto moltissimo. Perché? Perché si è andato a schematizzare una specie di percorso che ogni investitore o ogni persona dovrebbe seguire per potersi andare a migliorare finanziariamente, passando anche da uno sviluppo interiore della persona. Ora non voglio andare a fare spoiler, altrimenti non utilizzi il link affiliato, però ti vado a dare comunque un'analisi, anzi un sunto di questi piccoli 7 consigli. E te li elenco uno a uno. La prima regola è quella di fare la scelta più importante, la tua decisione più importante della tua vita, che è quella di non essere solo un semplice consumatore, ma andare a diventare e decidere di diventare fermamente un investitore. La seconda regola è quella di diventare un insider, per cui capire in maniera attiva come si comporta il mercato, quali sono i modi per investire, per poter investire in un mercato e come evitare i costi eccessivi. Una terza regola è quella di fare in modo che il gioco sia un gioco che può essere vinto da te o da me, un gioco vincente, da qui il Master the Game. Quindi calcolare l'esatta quantità di denaro di cui tu hai bisogno per diventare finanziariamente indipendente e come poter fare questi miglioramenti nella tua vita finanziaria. Il quarto aspetto è quello di fare il miglior investimento della tua vita, per cui cominciare a determinare quali sono i rischi che tu come persona e come investitore puoi tollerare e come pianificare le varie tipologie di rischio, di possibilità di crescita, di sicurezza del tuo portafoglio e quindi di fare un'opportuna asset allocation e di valutare le strategie, come ad esempio un ribilanciamento, o valutare particolari tecniche di investimento, come ad esempio il dollar cost averaging. La quinta regola è quella di creare un piano redditizio che sia in grado di darti una rendita di tipo vitalizio, per cui capire quali sono i reali ritorni che puoi andare a ottenere col tuo investimento, con la tua strategia di investimento e compararli poi con la tua asset allocation. Questo perché
Perché per poter pianificare anche dal punto di vista finanziario, quelle che possono essere anche le tue tasse, se è appunto una strategia vincente, che ti possa assicurare un reddito continuo. La sesta regola è quella di comportarsi come lo 0,01% delle persone del mondo, cioè le persone più ricche, le persone più successive, no, le persone che hanno più successo. Per cui imparare a ragionare come loro e investire come loro, in modo da creare una significativa crescita e rendita del tuo portafoglio nel tempo. La settima e ultima regola è di fare le cose per trarne piacere e condividerle. E qui anche il piacere di quello che già si ha e di cercare di condividere con gli altri le proprie sensazioni, siano esse positive, evitando ovviamente quelle negative che tendono a tenerti fermo o tendono a darti dei freni inibitori a quello che puoi fare. Per cui avere modo anche di rendere dalle tue ricchezze interiori, di fare rendere le tue ricchezze interiori anche facendole rendere a servizio del prossimo. Tony Robbins infatti lavora molto sulla componente psicologica delle persone, per cui Tony Robbins, soldi, domina il gioco. Qui sotto puoi lasciarmi dei commenti su questo libro, su questa mia recensione e fammi sapere la tua idea in proposito. Se il video ti è piaciuto ti prego come sempre di distruggere il pollice in su, iscriviti al canale, cliccare la campanella delle notifiche. Se ti va regalarmi un viaggio sulla Luna, ho sempre sognato di andarla a vedere. Ma per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!